Ciao ragazze, ciao ragazzi. Era da un po' che non vi raccontavo dei prodotti che non mi sono piaciuti, insomma, quelli proprio i peggiori. E perché no? Facciamoci un video su, così le aziende mi detesteranno per sempre. No, però secondo me è importante farvi sapere non solo i prodotti che mi piacciono, ma anche quelli, insomma, che non mi piacciono per niente. E quindi direi di fare una bella carrellata oggi, tra l'altro uno tra tutti. Insomma, vedrete. Allora, iniziamo da dove inizio? Iniziamo da questo. Iniziamo dallo stick L'Oreal Infallible Longwear Shaping Stick Foundation. Insomma, anche qui un nome, un programma. E, beh, allora, questo è un fondotinta in stick. Premetto, a me i fondotinta in stick non piacciono. Non riesco a capire come qualcuno possa trovarsi bene con i fondotinta in stick. Lasciano troppo prodotto, è troppo pastoso, non si applica bene. Il problema di questo prodotto è che mi fa uno super effetto mascherone, indipendentemente se lo applico con la spugnetta, con il pennello, con le mani, cioè con qualsiasi attrezzo che io trovo in casa, comunque mi farà effetto mascherone. E poi si vedono tutti i miei pori e non è una cosa che io voglio in un fondotinta, anzi dovrebbe nasconderli, e quindi per me è bocciato. Sono contenta solo perché comunque hanno fatto un range di colorazioni decente, devo dire, perché questa è anche molto chiara, quindi insomma, questo, diamo un punto a L'Oreal per questo, però il prodotto in sé no, ecco, diciamo così, no. Poi altro prodotto che non mi piace sono le ciglia finte magnetiche di Ardell. Allora, io ho sentito tanto parlare di queste ciglia magnetiche, tutti, oh, le ciglia magnetiche sono la cosa più figa del mondo, più figa dell'extension, eccetera. Io le ho provate, quando ho fatto quella lunga pausa dall'extension, prima di iniziare a fare il lash lift, io ho provato queste ciglia finte un paio di volte e cioè, sono la morte, sono terribili. Uno, è difficile applicarle. Sarò impedita, io non so che cosa vi devo dire, però per me applicarle è difficile. Mi danno fastidio perché sono doppie, cioè secondo me sono veramente troppo esagerate, mi danno fastidio addosso, sento la linea magnetica, cioè non mi piacciono, le ciglia finte non si devono sentire. Adesso quelle dell'Ardell in generale, parlo delle ciglia finte, mi sono sempre piaciute. Queste magnetiche sono tremende e di solito le ciglia di questo brand sono buone, quindi se quelle magnetiche di questo brand non mi piacciono, non oso immaginare quelle magnetiche di altri brand. Sono tremende, si sentono addosso, danno fastidio tutta la sera. Un grande, grande no per queste ciglia finte. Mi dispiace Ardell, perché le tue ciglia finte, appunto, mi sono sempre trovata bene e mi sono sempre piaciute, però sta cosa delle ciglia magnetiche, cioè, secondo me è una moda che finirà molto presto, perché, oh, se le avete provate lo sapete, sono scomode, cioè, boh, io non riesco a capire come la gente possa indossarle. Altro prodotto, allora, poi c'è il NYX Lid Lacquer, quindi è un prodotto che si applica sulla palpebra ed è, sì, è una specie di ombretto, ok, che dovrebbe far, ecco, c'è scritto gloss occhi effetto bagnato. Allora, quando io ho visto questo prodotto e c'è sia nero che clear trasparente, io mi sono detta, cavolo, che figata pazzesca, mi piace, cioè a me piace un sacco l'effetto bagnato sulle palpebre, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Quando avevo tipo 15 anni mi mettevo il gloss sulle palpebre perché l'effetto shiny mi è sempre piaciuto, ok, e quindi io ero stracontenta quando ho visto questo prodotto. Fino a quando l'ho provato. Quando l'ho provato mi sono resa conto che è la stessa identica cosa di un gloss. Perché? Allora, ok, il gloss, cioè che io ho sempre messo sulle palpebre, qual è il problema? Che dopo circa 10 minuti ce l'hai solo nelle pieghe dell'occhio, tutto il resto è scomparso, ok? Quindi è tremendo, veramente, devi rimetterlo tutto il giorno. Insomma, questo lo facevo quando avevo 15 anni. Adesso mi sono detta, boh, hanno fatto un prodotto che è fatto proprio apposta per le palpebre, quindi non mi andrà nelle pieghette, quindi sarà perfetto, quindi no. No, ragazzi, no. È la stessa identica cosa di un gloss, a me dispiace dirlo, io amo NYX, però cioè, è la stessa identica cosa di un gloss, non so, solo le mie palpebre, che non lo so come devo giustificarla sta cosa. Fatto sta che se io questo lo uso, forse devo metterci un primer, però anche se dovessi metterci la cipria dopo, un fissatore dopo, cioè non mi darebbe più l'effetto bagnato, quindi è impossibile. Però
dopo 10 minuti è tutto nelle pieghe, e il problema è che questo, beh, vabbè, quello magari clear, trasparente, dico, boh, non si vede tanto, no? Però questo che è nero se ne va completamente dalla palpebra e mi sta solo nelle pieghe, e ho nelle pieghe sta roba nera, e ho osceno. Non mi è piaciuto, l'ho usato più volte e non mi è piaciuto. Gli ho dato molte possibilità, però no. Poi, anche qui parleremo di un brand che mi piace molto, però questo prodotto, allora io questo prodotto in realtà l'ho usato per tantissimo tempo e mi è sempre piaciuto. Adesso sono abituata a un altro tipo, questo è il Born This Way correttore, ok? Quello vecchio però, è uscito quello nuovo non l'ho provato, dovrebbe essere più coprente di questo. Allora, il problema con questo correttore è proprio questo, nel senso che non corregge il tubo. Io non so perché, l'ho sempre usato, mi sono trovata bene, forse nel tempo sono passata a correttori un pochino più coprenti, un pochino più, non lo so, un pochino più correttori, cioè che cosa vi devo dire? Secondo me è troppo traslucido, non copre bene, anch'io che non ho particolari problemi di occhiaie, però se magari una notte non dormo tantissimo, il giorno dopo non posso usare questo correttore perché non mi copre niente, stessa cosa per le imperfezioni, non copre. La formula è, diciamo che è buona perché si sfuma bene, non ti fa tutto quell'effetto nelle pieghette, eccetera, quindi la formula non è male, il problema è proprio la coprenza, non c'è, e io non so come facessi a trovarmi bene con questo prodotto. L'ho riutilizzato dopo tipo un anno, e no, non è sempre lo stesso che è scaduto, no, l'ho riutilizzato dopo tipo un anno o un anno e mezzo, forse anche due, non lo so, e mi sono chiesta come faceva a piacermi questa roba, non mi piace per niente. Quindi spero che quello nuovo, che mi sa che si chiama sempre Born This Way, però dovrebbe, sì, appunto, essere più coprente, spero sia meglio di questo, me lo auguro. Poi passiamo alla vera grossa delusione, che per me sono stati i rossetti NYX Suede, i rossetti matte. Allora, io amo i lingerie di NYX, ok? E io amo i colori suede liquidi, però la formula di questo prodotto non ci siamo. Mi piacciono un sacco le colorazioni, tipo questo, cioè questo è una figata. Le colorazioni dei prodotti NYX, anche di questa linea, sono una figata. Non posso dire di no, mi piacciono un sacco, ci sono anche colori che vorrei poter indossare, ma per via della mia carnagione troppo chiara non posso, però sicuramente stanno benissimo chi è la carnagione scura, cioè sono veramente colorazioni pazzesche, quindi appena mi sono arrivati, wow, mi sono fiondata subito, e ho testato proprio questo per primo, mi sa, sì, proprio questo per primo, che è il colore Fetish, però in realtà la formulazione è uguale ed è per tutti uguale. Allora, quando lo applichi, molto figo, è vero, molto opaco, pazzesco, ok? Però, numero uno, devo fare diverse passate perché il colore sia bello, non coprente ma omogeneo, perché altrimenti mi lascia nelle pieghe delle labbra spazi vuoti. Però la mia difficoltà più grande con questo, cioè nel senso la mia difficoltà, allora, ma diciamola senza tanti giri di parole, non dura niente. Nonostante io ci abbia messo la base sotto, non dura niente, se ne va. Io sono abituata ai rossetti opachi, alle tinte che comunque durano se mangio, bevo, eccetera, nell'arco della giornata. Magari ovviamente un po' vanno a svanire, però questo ti si toglie proprio a pezzi, cioè non è una buona formula, almeno per me. Ripeto, mi piacciono i suede liquidi, ma se dovessi scegliere, naturalmente, appunto, tra i liquidi e quelli in stick, sicuramente quelli liquidi. Spero che cambino la formulazione di questi rossetti, so che è stato un super grosso lancio, adesso magari mi odierete tutti e forse sono solo io che non mi ci trovo bene, però su di me non durano niente, non lo metto più proprio perché non, cioè, preferisco rossetti che mi durano, e quindi sì, questo è quanto. Peccato perché appunto le colorazioni sono tantissime, sono bellissime, mi piacciono tanto, e mi è piaciuto il colore, insomma la resa eccetera, però se non mi dura, non, ovviamente non lo metto più. Poi io continuerei con questo. Allora, questo è Unicorn Tears. Allora, premetto questo Too Faced. Premetto che io ho amato con tutto il cuore questa collezione. Una delle mie collezioni preferite, lo sapete. Io sono strafissata con le fatine, sono strafissata con il mondo
fantastico degli arcobaleni, fatine, unicorni, insomma per me è vita, ok? Per me è vita, cioè il mio paradiso sarà questo, ok? Allora, per farvi capire, quindi quando io ho visto questa collezione, wow, anche qua sono insomma super eccitata, eccetera eccetera eccetera. Il fatto di, allora, questa è, questo, solo questo non mi è piaciuto di quella collezione, diciamoci la verità, quindi ritorniamo nei margini, ok? Questo è il Iridescent Mystical Bronzer, quindi è una terra. Allora, io ho due grossi problemi con questa terra. Numero uno, questo unicorno è glitterato, ma è molto bella da vedere. Allora, non posso dire che non sia bellissima da vedere, ok? Però un prodotto make up lo devo poter usare. E qui arrivano i due problemi. Numero uno, questo unicorno glitterato, che cosa c'entra nella terra? Perché io non posso usarlo come terra, ma neanche come blush, ma neanche come illuminante, visto che è viola, ok? Al massimo potrei usarlo come ombretto. Ma tralasciando questo fatto, che probabilmente l'hanno messo qua perché faceva figo, come posso usare una terra che è praticamente rossa e tutta luminosa? Non posso farci un contouring, non posso riscaldare l'incarnato perché si vede a 10 km di distanza che ha i brillantini, cioè. E poi anche il sottotono di questa terra, ragazzi, cioè, dovevano farla più fredda. Io non posso usare questo prodotto, non posso usarlo come blush, non posso usarlo come terra, non posso usarlo come illuminante. Non mi ricordo esattamente che effetto mi abbia fatto quando l'ho provato in video, ok? Sinceramente, magari mi era proprio piaciuta nell'emozione di provare questi prodotti di questa collezione, che ripeto, per me era stata un super lancio, però, ragazzi, che terra avete fatto? Cioè, preferisco mille volte di più la Hoola, questa io non la uso, cioè, non, per me non è fattibile. Magari per alcuni sì, ma chi è che usa una terra così? Boh, io non lo so. E poi arriviamo all'ultimo prodotto, anche questo però non ha niente da invidiare agli altri, nel senso in peggio, ed è il Tattoo Signature by Superliner, anche questo di L'Oreal. Allora, io amo gli eyeliner a pennarello, secondo me sono gli eyeliner più semplici da utilizzare, però questo ha la punta troppo grossa, cioè guardate che roba. Cioè, allora, io questo posso usarlo, che ne so, non posso usarlo sugli occhi, cioè che uso potrei dare io all'eyeliner se non l'utilizzo sugli occhi? Ok, certo, però non posso usarlo sugli occhi, è troppo grosso, è troppo grosso. La linea che riesco a fare con questo eyeliner mi esce troppo spessa, nonostante sia abbastanza rigido, la punta è abbastanza rigida, quindi questa è una cosa positiva, però è troppo spesso, la linea viene troppo spessa, non è affatto semplice nemmeno, anzi ancora meno è semplice fare la codina, perché con una punta così spessa, cioè sembra un pennarello di quelli per disegnare, ok? Quindi solo per questo potrei usarlo, credo, perché la punta è troppo spessa e se voglio fare una codina decente, cioè sottile, con questo è impossibile. Quindi, cioè, a meno che voi non vogliate un eyeliner per fare i tatuaggi così o disegnare qualcosa o usarlo appunto come pennarello, questo decisamente io non lo consiglierei. E quindi, ragazzi e ragazze, queste erano le mie opinioni su questi prodotti. Ripeto, adesso mi odieranno tutti quando faccio questi video, ricevo un sacco di hater, comments, eccetera eccetera, però queste sono le mie opinioni, che cosa vi devo dire? Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, come vi ci siete trovati, se magari a differenza mia a voi piacciono un sacco, oppure se avete avuto la mia stessa esperienza, insomma. E basta, questo è quanto per il video di oggi. Questo era anche un video molto old style, il video che facevo una volta in cui vi facevo vedere i prodotti preferiti, top, flop. Era un sacco che non lo facevo, però dovevo parlarvene, cioè era più forte di me, io dovevo sconsigliarveli, che cosa vi devo dire. Questo è quanto, mia family, io vi mando un bacio grandissimo, voi questo video lo vedrete venerdì, quindi io vi aspetto lunedì con un nuovo video. Buon weekend, un bacio grandissimo a tutti voi e un mega 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 abbraccio, ciao!